Qualche giorno fa avevo fatto un post nella community nel quale vi chiedevo se conoscevate un gioco che si chiamava Oregon Trail, perché l'avevo trovato nei giochi Apple Arcade e avevo scoperto che era molto famoso, ma io non ne avevo mai sentito parlare. E con mia grande sorpresa, direi che almeno il 50% di voi lo conosceva. E quindi mi sono informata. Praticamente questo è un vecchissimo gioco. Non questa versione, la versione originale era un vecchissimo gioco che avevano creato degli studenti di un'università in America, mi sembra, e comunque veniva giocato anche nelle scuole americane ed era un gioco testuale. Poi negli anni sono state fatte diverse versioni e questa è l'ultima disponibile. E praticamente cosa consiste? In una specie di gestionale dove con una carovana devi andare alla conquista dell'West, diciamo. Vediamo com'è. Creando questo gioco dell'amatissima serie di Oregon Trail, volevamo illustrare meglio il punto di vista dei nativi americani, per le popolazioni indigene. L'espansione a ovest non fu un'avventura ma un'invasione. Vista la complessità dell'argomento, abbiamo collaborato con degli studiosi nativi americani per dare una rappresentazione più rispettosa della storia nel gioco. Per la prima volta il gioco permette di impersonare personaggi nativi americani e includere i loro racconti per celebrare la storia e la cultura delle popolazioni che hanno vissuto per prime su quelle terre e che ci vivono ancora oggi. Toccare per continuare. Ma tipo, questo gioco è così famoso che, diciamo, lo scopo, diciamo, è tu devi partire con questa carovana di persone e ti succedono delle cose durante il viaggio e tu devi gestire la carovana di modo di portarli alla fine del viaggio. E una delle morti più famose dicono che fosse la morte per dissenteria, ma era così famosa che a quanto pare in America c'erano le magliette con scritto sei morto per dissenteria ed era una roba, bah, che andava molto di moda. Vediamo. Prologo. Non voglio saltare il prologo perché non lo conosco. Impara le basi prima di radunare il tuo gruppo e iniziare il viaggio. Ok, mostra il prologo. È il 1849 e tre migranti sono rimasti bloccati lungo la strada per Independence all'inizio della pista dell'Oregon. Ok. Il nostro carro è bloccato e siamo a corto di provviste. Penso di avere una gambina. Se non troviamo aiuto, sarà la fine. Arriva l'aiuto? Estraneo. Guarda un po', un gruppo di novellini. Mi chiamo Moses Harris, vi aiuterò volentieri. Per prima cosa, diamo un'occhiata. Fortuna c'è Moses. Sembra che ci siano delle ferite. Chi è messo peggio allora? Esamina Giulia. Che cos'ha Giulia? Sono un falegname. Sono in grado di riparare i carri, ma il mio braccio è rotto. Cura Giulia con medicina. Voglio vedere l'altro. Che cos'ha? David. Sono un contadino. Sono in grado di coltivare raccolti e allevare animali. Ma la mia gamba. Uno ha il braccio rotto e l'altra ha la gamba rotta. Vuoi provare a curare David? Io direi che curiamo David perché quella col braccio rotto può camminare, mentre quella con la gamba rotta non può camminare. Quindi direi che curiamo David con la medicina. Tac. Medicina si può usare per ripristinare la salute o accelerare la guarigione delle varie malattie o ferite. Ok. Hai già un aspetto migliore. Farete meglio far muovere quel carro. Va bene. Beh, cosa aspettate? Quel carro non si riparerà da solo. Ok. Come saltellano felici. Ma il terzo chi è? Non si sa, così va meglio. Dovreste prendervi cura del carro per non ritrovarvi nelle stesse condizioni in futuro. Continua. Allora, io vedo che qua in alto ci sono 30, una specie di coscetta di pollo.
che saranno il cibo che hanno, i 30 dollari che saranno i soldi, verso Independence, verso l'Oregon. Dove state andando? Verso Independence. Ah certo, Independence, l'inizio della famosa pista dell'Oregon. Non è lontano da qui, sto andando in quella direzione. Volete unirvi a me? Ok, siamo salvi! Harris si unisce al gruppo. C'è un buon profumino. Le cose si mettono bene. Per fortuna, guarda quanta gente che arriva. Ah, mancano 31 miglia a Independence. Un buon profumo di soffritto d'aglio e cipolla giunge alle narici del gruppo prima ancora che si intraveda il chiarore del falò. Viandante altruista. Guarda, guarda se non è Moss Harris. Vedo che continui a salvare i viaggiatori lungo la pista. Avanti. Non siete in buone condizioni. Potrei vendervi delle provviste. È un affare solo 30 dollari, che è quello che abbiamo, giusto? Forza, viandanti. I soldi sono utili solo a chi è vivo per spenderli. In cambio di denaro, la donna offre delle cassette degli attrezzi, dei vestiti, del caffè e un'armonica. Ok? Dovrei insegnarvi a dare questo a queste provviste. Proviamo a riparare prima il carro. Ok, le cassette degli attrezzi si possono usare per riparare i danni. Apri l'inventario per accedere alle provviste e usare gli oggetti. Menu. Guarda qua. Vediamo innanzitutto il gruppo. Ah no, devo per forza fare questo. Ah no, qua. Harris, esploratore montano, eroico, affascinante. Alfred, ma questa cosa sono? Informazioni. Ah! Gli avventurieri sono dei tuttofare che possono assumere qualsiasi ruolo, ma non eccellono in niente in particolare. Pessimista. Vede il bicchiere mezzo vuoto e probabilmente avvelenato. Atletico, in buona salute e forte. Ama le attività fisiche. Ok, questo è Alfred. Questo è Harris. Gli abili esploratori cacciatori, gli uomini e le donne di montagna sono un oraggio della natura selvaggia, eroico, dimostra grande coraggio, affascinante. Sa come convincere il prossimo. Ok. Lei ha un braccio rotto ancora per 6 giorni. Vediamo. I falegnami sono grandi lavoratori, sono molto richiesti per riparare i carri. Affascinante, sa come convincere il prossimo, ottimista, vede sempre il bicchiere mezzo pieno. E poi c'è David che è contadino. Che differenza ha Alfred? Lui è un avventuriero che sono quelli un po' tutto fare. Il contadino Pio. Pio. Vediamo. Il contadino, esperti della terra. I contadini si intendono di coltivazione animali. Ok, Pio. Vive seguendo il suo credo spirituale, gentile, amorevole, indulgente e di piacevole compagnia. Ok, quindi. Quello col cappellino verde, la maglietta rossa fa di tutto, lei ripara, ok. Allora, qua sì, di fianco si vede anche la salute, quindi quello che ha lei dovrebbe essere con la salute più bassa, infatti, perché ha il braccino rotto. Lui sta bene. Resistenza, lealtà, mentalità, contegno, arguzia. Ah, lealtà, guarda, ci sono. Allora, adesso me li leggo, eh. Allora, salute. Indica il benessere fisico di un personaggio. Se scende a zero, il personaggio muore. Ok. Morale. Indica il benessere mentale di un personaggio. Se scende a zero, il personaggio potrebbe disperdersi e abbandonare il viaggio. Ok. Resistenza. Indica il livello di fatica che un personaggio può sopportare prima di diventare esausto. Quando un personaggio è esausto, tutti i suoi altri attributi diminuiscono. Perfetto. E igiene. All'igiene influenza quanto spesso si ammalerà. Molto bene. Quindi, quello abbiamo visto. Queste qua invece, la personalità. Ma carino, fatto bene. Lealtà. Indica l'altruismo e la capacità di lavorare in gruppo. Indica anche il senso morale generale. La mentalità indica se un personaggio è ottimista o pessimista. Influenza il morale di chi lo circonda. Contegno indica però ottimista o pessimista non era già boh, nelle altre indicazioni fa niente. Contegno indica la capacità di restare calmo sotto pressione o in situazioni stressanti. Arguzia indica l'intelligenza di un personaggio, la sua saggezza e la capacità di pensare in fretta. Ok,
infine, ok, le loro abilità, il tiro, la capacità di maneggiare armi e mirare con precisione, utile nella caccia, la falegnameria, per la manutenzione del carro, serve l'orientamento che serve nelle regioni ostiche e cure mediche e la capacità di curare ferite. Quindi abbiamo, guarda, questo qua ha particolarmente alto il tiro, questo con la magliettina bianca. Giulia non si sa, e lui, anche questo ha alto il tiro. Mi sembra interessante. Sì, questo con la magliettina rossa. Molto bene, questa è la mappa. Qua dove siamo noi. Ok. Poi a un certo punto bisognerà scegliere se andare a sinistra o a destra. 12 libbre al giorno di cibo, andatura energica, cioè vanno per 12 ore al giorno, regolare 8 ore al giorno, sfiancante 16 ore, lasciamolo così com'è. Guarda, ti cambia l'arrivo, ma come hai fatto bene? Arrivo stimato 3 giorni, arrivo stimato 3 giorni, arrivo stimato 2 giorni. Il cibo, vabbè, ti cambierà magari l'umore. E usciamo dalla mappa. Questi sono gli omini. Questo cos'è? Guarda, ma dai, c'è tutto il bestiario. Cavallo della savana. Madonna, quante cose. Questi sono i luoghi. Aspetti tecnici. Influenza internet. Che cos'è? La dissenteria ti ha ucciso. Perdi un personaggio per la dissenteria. Interessante. Le persone. Quante cose, le curiosità e le missioni. Ma che bello. Articoli personali. Pezzi d'antiquariato. Ah no, ho sbagliato, ho chiuso tutto. Questo l'ho visto e queste sono le impostazioni. Continua la partita. Allora, qua, continuo a non premere quello giusto. Allora, queste sono le varie cose che ho. Vediamo un po'. Qua sopra ho del caffè che dà resistenza al gruppo. Questa ho la farina che evita la fame. Questi cosa sono? La carne può far salire il morale. La farina non fa salire il morale. Ok. Questo qua, cassetta degli attrezzi. Per riparare. Qua ci sono dei pezzi da riparare. Ok. L'armonica che aumenta il morale. Anche la carne, è vero? Sì. E questi sono i vestiti. Abito. Degli abiti di lana resistente che chiunque può indossare. Effetto maggiore su alcuni personaggi. Allora direi che devo riparare il carro. E riparerei. Posso scegliere o ripara lui quello più grave? No, scelgo io. Riparerei quelli rossi. Ok, ripariamo anche questo. Ok, dai, quello lì arancione possiamo lasciarlo. Penso. Mi rimangono solo cassette degli attrezzi. Così va meglio. Servono altre informazioni. Vediamo gli abiti. È il modo migliore per mantenere l'igiene e proteggersi dalle malattie. Ok. Ma quindi vediamo come si fanno usare. Se io decido di usare questo, usa. Fa recuperare 3 punti igiene a un individuo. Ah sì, sono solo su loro due perché gli altri due sono puliti. Va bene, dai, mettiglieli e mettiglieli così sono più puliti. Come sono messi? Resistenza. C'è qualcosa che mi alza la resistenza. Che mi sembra la roba che hanno più bassa. Questo il caffè,
Resistenza del gruppo più 2, dai, usa. Conferma. Perfetto. Sono sanissimi, devono andare come treni. Ok. Le armoniche, cosa serve? Per il morale, giusto? Ma il morale ce l'hanno già alto tutti, mi sembra. Beh, abbastanza. Ma sì, va bene. Niente armonica per voi. Ah, la devo usare l'armonica. Ok, ormai ho chiesto cosa... Usa. Conferma. Oramai avevo chiesto indicazioni per l'armonica e devo... Molto bene. Continua. Ho capito tutto. Avete un aspetto decisamente migliore ora. Mi ha fatto piacere aiutarvi. Se volete riposarvi, restate un po'. La donna invita il gruppo a mangiare insieme a lei. Ah, forse non c'era bisogno di fare tutte ste robe. Ok, va bene, dai. Il gruppo condivide un buon pasto e dei racconti di avventure con gli altri viaggiatori. Il cibo restituisce al gruppo vitalità e prepara tutti per il viaggio che li aspetta. Abbiamo perso 5 ore. Continua. Una volta ho dovuto lottare con un castoro per un pesce. All'arrivo del buio, l'altro gruppo si ritira per la notte e Harry spiega agli altri come sopravvivere sulla pista. Faremmo meglio partire domattina presto. Conosco degli ottimi luoghi per la caccia. Va bene? Bello? Harry Moses mostra ai novellini la mappa e insieme pianificano il tragitto per la giornata che li aspetta. Ok, ma posso avere indicazioni o devo scegliere così dai disegnini? Perché uno sembra una volpe e l'altro un cerbiatto. Di fianco c'hanno una coscetta di pollo, per cui probabilmente potrò prendere da mangiare. A zona di caccia. Una zona nota per i cervi. L'occasione ideale per procurarsi cibo. Pelli e richiede proiettili. E questa è un'altra zona di caccia. I castori. Ma no, non si mangiano, si mangiano i castori. No, non si mangiano i castori. Andiamo dai cervi. Vai qui. Ok. Avendo stabilito un piano, il gruppo si prepara per la notte. Addio. Guardate avanti, sono così adorabili. Che ne sono? Posso fargli qualcosa? Non tutti gli animali vanno cacciati. I più esperti sanno riconoscere tutti i diversi animali lungo la pista. Ottieni un animale. Tocca gli animali per annotarne nel tuoi diario e guadagnare punti esperienza. Puoi anche attivare la raccolta automatica degli animali dal menu. No, non mi interessa. Allora, ottieni un animale. Tuc. A tutti? O uno? Ah no, tutti li posso... raccogliere, bene. Ah, vedi, ne raccolte 3 su 60. Interessante. Beh, che puzza. Ma io posso tipo andare. Ah, ok, posso bloccare. Volevo vedere una cosa, tipo qua, gli animali. Pesci. Animali, creature spaventose, gatto di cactus, forse no, vedi, puzzola, è qua. Ma guarda come hai fatto bene, puzzola macchiata, trovati 3, questo membro della famiglia delle donnole ha sulla pelliccia un complesso motivo formato da macchie e strisce, sembra la mia gattina. A differenza della puzzola comune, si trova in vari luoghi in ogni momento. Ok, bene, torniamo al giochino. Mancano 23 miglia. Il gruppo incontra un carro abbandonato accompagnato da un bue solitario circondato da provviste sparse. Prendiamo tutto. Sembra che sia successo qualcosa di brutto qui. Conviene prendere il necessario alla sopravvivenza per evitare di fare la stessa fine. Ok. Probabilmente si potrebbe attaccare quel bue al carro con un po' di esperienza
nell'agricoltura, meglio averne un altro nel caso ne perdessimo uno per malattia. Chi dovrebbe tentare di recuperare il bue? Qua posso vedere le loro caratteristiche. Sì. Era lei che aveva l'esperienza. No, era lui. Contadino, giusto? Sì, e negli animali, esatto. Quindi David deve prendere. Ok. Vai. Lo vedo abile. La sua esperienza agricola rende David la persona ideale per calmare il bue e attaccarlo al carro. Continua. Incontrerai varie situazioni man mano che viaggi. Aspetta a decidere come affrontarle, ma ricorda che le tue azioni avranno delle conseguenze, ok? Non lo immaginavo, penso che sia il gioco. Ok. Passa la giornata, guardate laggiù. Ci sono delle tracce di animali lungo la pista davanti a noi, restate vicini e fate silenzio. Tra l'altro lei cammina tutta storta, poverina, perché c'è il braccio rotto. Senti ragazza, mi spiace. Ma questi li posso raccogliere? Che succede? Per la caccia ci serve qualcuno che sia bravo nel tiro e che abbia una buona resistenza. È necessario mandare la persona giusta. Una buona resistenza. Allora, Alfred ha il tiro più alto, ma come resistenza? Alfred, vediamo un po'. Resistenza ce l'ha alta tutta e lui ce l'ha alta tutta. Allora, ma niente, mandiamo Alfred che ha il tiro più alto. Ok. Prendi questa vecchia giacca da caccia e preparati. Tieni, ti presterò anche il mio fucile e le munizioni. Ari sporge Alfred dei proiettili. I proiettili sono necessari per cacciare. Ok. Com'è vestita? Ah, stai benissimo. Quanti ricordi? Ricorda, puoi trasportare solo la carne che la tua resistenza ti permette di trasportare. Quindi caccia solo la selvaggina di cui hai bisogno. Ok. E cosa devo fare per cacciare? No. Allora, trascina per. Oh, mamma mia. Trascina per mirare e spostarti. E col destro per sparare. La vedo malissimo. 3, 2, 1, via. Ah, ma no. Ah, no, ma posso farlo con una mano sola. Preso. Prendi, ammazza. Ma io come faccio a sapere quanta carne posso trapolare? Non ho capito. Qualcuno passi qua davanti. Per favore. Tu. Madonna, che branata. Ah, 90 libbre, buono. Non lo so. Meno 17 proiettili. Lui gli è diminuita la resistenza. Dopo una buona caccia. Ah, non ho capito come facevo a capire quanta carne potevo trasportare. Va bene, fa niente. Allora, dopo una buona caccia, Alfred fa ritorno con 90 libbre di carne. Continua. Dopo la caccia conviene scuoiare l'animale con cura. Le pelli valgono un sacco di soldi. Il commercio di pelli è una grande industria, fidati. Ok. 8 pelli. Va bene, in automatico l'ho fatto. Le pelli possono essere vendute per ottenere denaro o usate per proteggere il carro mentre si attraversano i fiumi. Interessante. È un sacco di carne, quindi il momento ideale per aumentare le razioni. La quantità delle razioni del gruppo può essere modificata in qualunque momento usando la mappa. La mappa? Ah sì. Razione. Cambia qualcosa perché? Ah, gli aumenta probabilmente. Gli aumenta la felicità, ecco, diciamo. Le razioni gli aumentano la felicità, non si chiama felicità, si chiama il morale, e invece l'andatura gli fa diminuire la resistenza.
Ok. Non mi sento bene. Come non ti senti bene? No. È resa al colera. Ma come ha fatto a prendere il colera? Penso di aver contratto qualche malattia. Ho sentito una recente epidemia di colera. Ti ho già dato l'ultima bottiglietta di medicina, ma ho ancora qualche erba medicinale che ho preparato con delle piante locali, ok? Come ha fatto a prendere il colera? Lo sa solo lui. È arrivato già malato, sto qua. Medicine ed erbe medicinali si possono usare nella scremata del gruppo per ripristinare salute e curare malattie e ferite. Ok, quindi ci sono il colera, 7 giorni, molto bene. Allora, le erbe, qua, usa, su Harris, 6 giorni, ancora 6 giorni di colera c'è sto qua. Ah, ma gli ha fatto pochissimo, gli ha solo tolto un giorno. Ok, va bene. Dovrei farmi esaminare da un dottore, dovremmo sbrigarci a raggiungere Independence. Le malattie e le ferite possono essere curate da un medico negli insediamenti più grandi. Continua. L'andatura, ok, può essere modificata in qualsiasi momento. Probabilmente il colera gli farà poco poco diminuire la salute finché non schiatta, immagino. Ok, devono andare più veloci. Va bene. Andate, andate. Infatti gli diminuisce la salute. Che bel viaggetto. Intanto c'era il signettino della morte sotto Harris. Guarda, stanno arrivando a Independence. Dai, ce l'avete fatta. Bravi. Allora, questo era il tutorial. Mi sa che adesso mi toccherà farmelo da me. Verso Independence, 8 marzo 1849. Ci siamo, Independence. Questo è il vero inizio della pista dell'Oregon. È possibile ottenere provviste all'emporio di Matt e reclutare degli avventurieri per il gruppo nel saloon. Ok. Avete imparato molto da quando vi ho incontrato. Cercate di mantenere alto il morale pensando al futuro promettente che vi attende quando avrete raggiunto l'Oregon. Ci vediamo in giro, viandanti. Quindi, allora, l'Emporio e il Saloon. Grazie, signora Harris. Vieni, vecchio ronzino. Addio. Harris lascia il gruppo. Ok. Viaggio completato, congratulazioni, il tuo gruppo ha raggiunto Independence, la prima tappa del viaggio verso l'Oregon. Molti migranti percorreranno i loro passi negli anni a venire, inseguendo una nuova vita nella Willamette Valley. Ma quanti di loro avranno successo? Punteggio, nuovo record. Perfetto, distanza percorsa, condizioni. Bene. Valutazione. Guarda, guarda. Insomma, non è tanto bene. Va bene. Ma sono un emigrante novellino. Va bene. Probabilmente si poteva fare meglio. Fa niente. Hai sbloccato guida. Che cos'è? Cos'è guida? Ah, guarda qua. Per rilassarsi, percorso nella natura. Qua ci sono varie opzioni per cominciare a giocare. Gioca quando vuoi, un carro pieno di provviste, più animali selvatici da scoprire. Carina. Questa qua è la pista dell'Oregon, che sarà il gioco normale. L'esperienza Oregon Trail classica. Oregon o niente. Per giocatori esperti. Allora facciamo questo qua, pista dell'Oregon. Oregon City. Noi dobbiamo arrivare da Independence a Oregon City.
Il tuo viaggio inizia a Independence, raggiungi un forte per sbloccarlo come tappa per la funzione viaggio veloce. Ok, ma non capisco perché puoi fare avanti e indietro o se rifai la partita con un altro gruppo, non lo so. Una volta sbloccato un forte potrai assumere una guida che ti condurrà direttamente lì. Ah, ok, la prossima volta che cercherai di raggiungere l'Oregon, perfetto. È maggio. Ok, e abbiamo 600 soldini. Independence. Ah no, 30 aprile. Ah no, primo maggio. 1849. Intraprendi un viaggio attraverso più di 2000 miglia di pianure, fiumi e montagne. Se per qualche motivo non sopravvivi, se il carro va a fuoco, i ladri ti rubano i buoi e esaurisci del cibo o muori di colera, non arrenderti, riprova ancora, ancora e ancora, ok? O muori di dissenteria. Ah, chi sarà il primo membro del gruppo? Un banchiere? Cosa fanno i banchieri? Gente di affari, i banchieri controllano grosse ricchezze e non hanno grande abilità di sopravvivenza, quindi forse ci darà più soldi? Ma direi di no. Il contadino abbiamo visto. Ah, devo scegliere uno di questi tre qua. Gli avventurieri sono di tutto fare, che possono assumere qualsiasi ruolo, ma non c'è nessuno. Raffinato e affascinante. Raffinato vuole solo le cose migliori, te già via. Brillante ed egoista. Contadino a me sembrava interessante perché vanno bene con gli animali. Sa come va il mondo, impara in fretta, egoista. Pensa così tanto a sé che danneggia i rapporti con gli altri. Vabbè, fa niente, meglio di quella lì che vuole solo le cose migliori. Lui. Poi, una missionaria. Un altro banchiere. Ah, infatti. Ah, non ho visto che lui che cosa dava. Perché ognuno dà un bonus. Questa dà una preghiera, dà una specie di Bibbia. Pigra e affascinante, un'avventuriera. Vediamo. La missionaria. No! No, vabbè. Ci siamo presi la suora. Edonista, ma chi è questa qua? Mabel, avventurieri, gli avventurieri. Quindi abbiamo un contadino, una suora. Credo che il piacere personale sia la cosa più importante della vita, in buona salute, forte, atletica. Ma un'avventuriera che fa un po' di tutto? E lui com'è? Sciatto e combattivo, no. Prendiamo lei. Mabel. Una banchiera. Continuano a proporci queste banchiere. Ah, devo prendere per forza un banchiere. Ok. Paranoico e fragile. Sciatto e egoista. E combattivo e sciocca. Madonna. Ma uno, non so. Eroico e altruista, no, combattivo e sciocco. Ah, quale prendo? Paranoico e fragile, no, c'ha tutti i difetti. Sciatta ed egoista, no, forse questa, combattiva è una cosa, no, inclina all'aggressività, trova difficile imparare nuove cose. Questa qua non si lava da settimane come minimo. Oh santo Dio, il banchiere, devo prenderlo prima. Cioè l'ultimo e si rimane proprio... Madonna, che gruppo sfigato. Non si fida ed è vittima delle proprie paure, debole e inclina a stancarsi. Sono uno peggio dell'altro. Ah, prendiamo lui, giusto perché facciamo due donnine e due omini. Che gruppo sfigato. Un contadino, una missionaria, un'avventuriera... E un banchiere. Cos'è? Gli posso cambiare i nomi? Dai i nomi al tuo gruppo. Ah, posso cambiargli il nome? Dai, che gli cambio il nome. Sì, mi piace questa cosa. Allora, il contadino lo chiamo Tommaso, come mio marito. Tommaso, conferma. Bella questa cosa di cambiare i nomi, perché effettivamente io i nomi, se no non me li ricordo. La missionaria, pigra e affascinante,
il mio nome, ma in realtà io missionaria anche no. La chiamiamo Manuela. Manuela la missionaria, ok. Un'avventuriera e edonista e atletica, vabbè, gli do il mio nome. Elena. Ok, e il banchiere lo chiamiamo un nome da banchiere. Lo chiamiamo Duccio. Non so perché Duccio mi sa di banchiere. Tommaso, Manuela, Elena e Duccio. Confermo. Gruppo. Allora. Non sai cosa comprare? Questo set li dai per i novellini pronti a partire. Se preferisci, puoi anche ri ricominciare da capo a selezionare le tue provviste. Ci fidiamo del set del novellino. Ah, set del novellino. Set del cacciatore. Servono più. Ah, qua ti dice cosa ti. Ma che bellino questo gioco! Farina, 50 proiettili, abiti, un caffè, medicine, cassette, cassette degli attrezzi. 200 carne. Ti servono più. Questa è la farina e questo ha la carne e questo è il set del pescatore. Set del falegname. Questa 6 cassette degli attrezzi, 3, 3, 200 carne, 200 carne, costano. Qua è quello con tanta carne, vedi? No, dai, la carne ce la procuriamo. Set del novellino, dai, fidiamoci di questo. Paga ora, dai, proviamo. Pagare e uscire dal negozio? Vuoi pagare il tuo acquisto e uscire dal negozio? Conferma. Ok. Proviamo. Parla. La gente del posto e gli altri migranti passeggiano lungo la via principale. Un po' di conversazione aiuta a farsi un'idea del posto. Ma guarda, Douglas. Salve viandanti, andate verso l'Oregon. È stato un viaggio arduo fin qui, vero? Diventerà sempre più difficile d'ora in poi. Molto bene. Ho bisogno di aiuto. Ho incontrato una donna. È partita insieme alla sua famiglia per l'Oregon. Mi piacerebbe rivederla. Si chiama Ava. Per caso. Ma cosa sono tipo delle quest che ti danno? Per caso l'avete incontrata? Chiedi chi è Ava. È davvero incredibile. Radiosa come il sole e anche più splendida. La cosa più bella che abbia mai visto. Amico mio, posso chiamarti amico, giusto? Aiutami a ritrovarla, ti prego. Se dovessi vedere Ava lungo la pista, dille di me. Dille che Douglas, ricordiamocelo, è il mio nome. E l'aspetto a Fort Lamarie. Accetta di dare una mano. Ava. Ok, nuova missione iniziata. Moses Harris ci darà qualche missione importante, che è quello che ci ha aiutato prima. Il gruppo ha sentito dire che il famoso esploratore montano Moses Harris è in città e decide di chiedere il suo aiuto. Sfortunatamente però l'uomo verso le condizioni si è preso il collo. È bloccato a letto nella sua stanza dell'albergo, disidratato e sofferente. Nonostante il dolore, accetta di condividere la sua saggezza per aiutare il gruppo. Cosa vuoi chiedere? Chiedi le sue avventure, chiedi della sua salute, chiedi della sua famiglia. Chiediamo della sua famiglia, visto che sta schiattando, magari vuole che gli salutiamo qualcuno. Ho una famiglia, sono lontani da qui, in un luogo dove non c'è l'uomo bianco, una moglie e due figli. Ok. Vorrei poter vivere ancora un po' per loro. Nonostante il dolore, accetto di condividere. Ah, allora chiedi della sua salute. Non mi resta molto tempo, mi attendo un lungo viaggio verso un luogo inesplorato che sta per schiattare. Non importa, l'unica cosa che possiamo fare è affrontare il nostro destino e dovrò affrontare questo viaggio da solo. Oh no, sta morendo, poverino. Chiedi delle sue avventure.
Eravamo sulle Black Hills, niente carne e neve profonda a 15 piedi. Un giorno abbiamo attraversato un canyon e ci siamo ritrovati sulle praterie. Erba verde, alberi verdi e uccellini che cantavano ovunque. Tutto questo a febbraio. Ci siamo messi a cantare per la gioia. Nonostante la stanchezza, Moses Harris inizia a raccontare la sua storia. Avevo fame, quindi cercai di catturare uno di quegli uccellini. Il povero animaletto cadde in pezzi, la testa rotolava per terra e cantava ancora. Si trattava di un uccellino di pietra. L'uomo spalanca gli occhi ricordando i dettagli della storia. Cosa vuole dire l'uccellino di pietra? Abbiamo cercato di abbattere un albero, anche quello era di pietra. I nostri animali calpestavano l'erba tremanti e giuro che anche quella era di pietra. Riuscite a immaginare un'intera foresta pietrificata? Da come racconta la sua storia è evidente che l'uomo è sincero. Ok, alle visioni. Il gruppo non vuole disturbare oltre Moses Harris. La cosa migliore è lasciarlo riposare, va bene? Allora, Amos cosa ci dice? Vi avventurate sulla pista? Beh, in bocca al lupo, ci sono 2000 miglia da percorrere e il terreno non è di più ospitale. Assicuratevi di aver fatto tutti i preparativi prima di partire, ok? Lui ci manca, Miles Hendricks. Avete letto il giornale di oggi? A quanto pare è pieno di gente che parte per l'Oregon senza portare con sé pezzi di ricambio. Nemmeno una sextra, forse dovremmo prendere magari una medicina in più e una cosa per riparare in più. Boh. Forse credono che crescano sugli alberi. Spero che abbiano la fortuna di trovare un carro abbandonato sulla pista. Ma forse quasi quasi. Jimmy commerciante. È sempre meglio avere abiti di ricambio. Viaggiando ci si bagna spesso, quindi ci si ammala spesso. Inoltre vi consiglio di usare i traghetti per attraversare i fiumi. Certo costano molto, ma possono... Ah, quindi niente, dei soldi li dovrò spendere anche durante il viaggio, quindi è meglio tenersi qualcosa. Non credete che una coppia di boy sia sufficiente a farvi raggiungere l'Oregon? Due boy riescono a malapena a trainare un carro carico di provviste. Se uno di loro si ammala o muore, il vostro viaggio finisce. Io non mi metterei mai in viaggio senza almeno 4 buoi. E dove li compro? Ma noi ce ne abbiamo 4. Indietro. Commercio. Scambiare provviste, ma io non c'ho niente da scambiare. Non voglio fare commercio, voglio fare negozio. Ah, questo è il carro che già hai. Spero che tu lo tenga in buono stato. Ma guarda te. Questo è più bello? Un carro da fattoria comune, no? Questo è più bello. Questo costa 500 e non c'ho i soldi. Pezzi. Oh mamma. Una stanca danneggiata. Ma guarda. Le ruote. Io quanti soldi ho? 218. Ma non saprei. Non lo so. Devo giocare e capire che cosa può servire. Riposa. Il riposo conclude la giornata e dà al gruppo l'occasione di recuperare un po' di resistenza. Il riposo può ridurre la durata extra di malattie e ferite, aiutando così il gruppo a riprendersi in fretta. Ok. Devo giocare e vedere che sventure mi capitano per capire di cosa ho bisogno. Un alloggio è l'ideale per recuperare resistenza morale. Ah, allora, né forse negli insediamenti più grossi il gruppo può passare la notte nel carro o pagare per dormire in un letto più comodo. Ok, un alloggio è l'ideale per recuperare resistenza morale, bonus. L'alloggio costava bene, $2 a persona. Le camere sono semplici ma soddisfacenti. Molto profondo.
Ok, la miglior nuotata da settimane. Parti. Partiamo, partiamo, vediamo. Bellino. Attraversamento Kansas River. Ok. Tratto 1 di 5. Le grandi pianure. Scegli la destinazione. Mi sembra che ne ho una sola. Ok. Attraversamento Kansas River. Un attraversamento di fiume molto popolare. La prima sfida da affrontare per tutti i gruppi diretti a ovest. Le pelli possono essere utili per sigillare il carro prima del guado. Evita braccia rotte, evita di prendere il colera. Mi sembra che è l'unica opzione che ho, per cui io lì non ho le pelli. Ah! Cioè questo è il viaggio lungo e ho tutte le opzioni. Arrivo stimato in 2 giorni, ma che cosa sono non si sa. Un luogo ignoto lungo la pista. Ah, sono ignoti. Vabbè, andiamo qua. Vai qui. Il sole sorge su Independence e i nostri intrepidi viaggiatori fanno i loro primi passi sulla pista dell'Oregon. Cos'è? Un contadino, una suora? Contadino, una suora, un avventuriere, un banchiere. Andiamo bene. Il morale è alto, tutti sono in buone condizioni fisiche, il carro è carico e il gruppo è pieno di energia e iniziativa. Ok. Tutto bene? Un boschetto di frutti di bosco cresce sul bordo della pista. Il gruppo le guarda con avidità, pensando che saranno un gustoso cambiamento rispetto al cibo portato per il viaggio. I frutti sono dei lamponi che si possono mangiare senza pericoli. Ma sarebbe meglio che chi li raccoglie abbia un buon occhio. Chi dovrebbe raccogliere i frutti? Non mi ricordo più. Ci sarà un contadino? Era lui il contadino? Era Tommaso? Sì, era Tommaso. Quindi Tommaso. No. Perché meno 1, vabbè. Più 25 alimenti, mi sembra ottimo. Bellino con la musichetta anche. Sembra che stiano bene, no? Sì, stanno bene. La volpe! Pesci abbondano nelle acque della zona, un punto privilegiato per lanciare una lenza e provare a prendere qualcosa da mangiare. Servono esche. Forse il gruppo potrebbe crearne un po'. Crea delle esche, con cosa? Con un po' di tempo il gruppo può creare un'esca con del cibo che il gruppo ha a disposizione. L'esca può essere creata usando pesce o altri alimenti. Il gruppo ha 0 unità di pesce e 25 libbre di alimenti. Proviamo a preparare esca per 10 usando 5 unità di cibo. Ok. Presa all'amo. Speriamo che i pesci non siano troppo schizzinosi. Ok. Vai a pesca. Allora, ci vuole qualcuno che abbia la pazienza e la mentalità giusta. Quindi, era... Ah, non si sa. Brillante ed egoista. Pigra, no. Edonista, no. Paranoico. Ma il faccio dobbiamo far fare tutto a lui? Eh sì, deve andare Tommaso. Tommaso va a pescare. Vestito da Sanpei. Trascina per spostarsi. Tocca l'acqua per gettare la lenza. Ok. Allora, ok,
aspettare. Quanti piccioni! L'hai preso? Sì, l'hai preso, pesce gatto americano preso. Che schifo il pesce gatto da mangiare. Ok, mettiti qua così. Qua, peschi. Tac. No, non l'hai preso. Quindi devo aspettare che appaiano i pesci per buttare la lenza. Quanto posso? Ah, posso andare un po' su. Ci sono qua. Tuc. No, accidenti. Stiamo facendo fuori tutte le. Ma qua può attraversare? Sì. Questo pezzettino praticamente. Ah, anche qua ci sono i pesciozzi. Girati. No, no, qua. Ok. Tac, dai. Sì, cosa hai preso? Le pomis Chanellus preso. Ok. Sono rimasti 5 cose. Allora vai qua e lancia qua. Cosa hai preso? Un altro. Questi sono piccini però. Adesso a questo punto io finisco di pescare, così almeno abbiamo un po' di cibo. No, quelli grossi non riesci a prenderli, accidenti a te. Qua riesci a lanciare fino a lì. Però no, hai perso un'esca per niente. Qua, che sono piccolini questi pesciolini, forse devo aspettare le cose più grosse. Questo mi sembra più grossino, no? È sempre uguale, solo. Vai. No, vai, 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 vai. Mettiti qua e aspetta qualcosa di grosso. Arriverà. Qua riesce a lanciare. Sì. L'ha preso, che cos'è? Persico trota, wow! Da trofeo! Che bello! Ha preso anche questo. Rana leopardo. La rana si può mangiare, finito le esche. Ok. Pesce ottenuto, dai, 5 pesci, 72 libbre. Bene. Continua. Senza un coltello adatto non è possibile pulire adeguatamente il pesce. E si ottiene solo parte della carne. I coltelli possono essere sbloccati completando il viaggio inverno rigido. E vabbè, niente. Ok. Sì, stanno ancora tutti bene. Ok, quindi non devo aumentare niente. Adesso dove vado? In quella in mezzo o in quella in basso? Vado in quella. Ah, guarda, là sopra c'è. Si può pescare, però ci mette troppo tempo. Andiamo qua. L'inverno arriva tra 197 giorni.
Forza, forza che ce la fate. Ah, qua ci sono animali, ma ci sono le scritte sopra. Oddio, cos'è? Da dove arriva sto qua? Il gruppo non ha parole, non capita tutti i giorni di vedere un uomo cadere dal cielo. Nonostante la sorpresa, la cosa migliore da fare è offrire assistenza, ammesso che sia sopravvissuto alla caduta. Io prendo questa puzzola. aiutalo. E vabbè. Porterà via delle medicine. È un banchiere questo. Samuel Peppard. Diamine e dannazione di nuovo corso di carburante. Lo sapevo che quel motore mi avrebbe causato solo problemi. Il nostro personaggio si scuote la polvere di dosso. Chiedo scusa per le mie pessime maniere. Mi chiamo Samuel Peppard e vi ringrazio per l'aiuto. Avete appena assistito alla mia ultima invenzione, una macchina volante. Devo ammettere però che si tratta di un prototipo con molte imperfezioni. Quello che mi manca è una fonte di energia. I motori a vapore, per quanto siano moderni, non sono all'altezza della situazione. Samuel Peppard si gratta il mento riflettendo. Loda la sua idea. Vi ho lasciato bocca aperta, vero? Ho studiato l'opera di Sir George Cayley, un inventore inglese che ha costruito un aliante funzionante. È solo questione di tempo ormai. Presto l'umanità avvererà il suo sogno di poter volare. Ok? Il mio sogno invece è che sia un americano a eseguire il primo volo sulla macchina volante. Se i venti saranno favorevoli, non vedo perché non possa essere io stesso. Samuel Peppard sembra davvero entusiasta dell'idea. Ok, va bene. È stato un piacere conoscervi, con un po' di fortuna ci incontreremo di nuovo. Dopotutto, chissà cosa ci riserva il futuro. Farò del mio meglio per osservarvi dall'alto, ok? Ciao! La follia di Peppard. Che missione è? Voglio vedere, voglio... Fermi tutti! Fermi! Le missioni. Ecco qua. Abbiamo incontrato un eccentrico inventore caduto dal cielo. Non vediamo l'ora di rivederlo. Ma non capisco, si fermano da soli a dormire o devo farli fermare io? Il gruppo vede dei cespugli coperti di bacche rosse. Queste bacche hanno proprietà mediche che potrebbero rivelarsi utili. Raccogli. Le bacche sono molto delicate e raccoglierle non è affatto semplice. Ci vuole un esploratore esperto per raccoglierle in gran numero. Chi raccoglierà le bacche? La missionaria no. Cosa cavolo ho preso la missionaria a fare? Avventuriera. Mandiamo l'avventuriera, dai. Mandiamo lei, sennò è Elena. Vai tu. Ce la puoi fare. Un'enorme quantità di bacche le riporta il carro. Molto bene. Quindi abbiamo anche le erbe medicinali. Perfetto. Beh, ti sa proprio l'idea dell'avventura. Cosa è successo? No, stanno bene. Prese. Esemplare di volpe avvistato. L'aria si riempie di un ronzio infernale. Sciami di zanzare provenienti dal vicino stagno tormentano il gruppo. Ogni limbo di pelle esposta viene preso d'assalto. Presto le punture ricoprono il gruppo. Ma no! Evo. Ma non gli è successo niente. Prenderanno qualche malattia sicuramente. Le zanzare porteranno la malaria. Non so. Io lo so. Ma guarda, sono arrivati al primo. Siamo arrivati al primo. Sentito? Cosa ho sentito? Il fiume lì davanti. Salve migranti. Vi do il benvenuto al Kansas River. Le scelte che farete durante l'attraversamento di questo fiume saranno la prima vera prova che vi riserva la pista, ok? Per prima cosa non provate mai a guardare il fiume se l'acqua supera il fondo del carro, va bene. Sarebbe a dire circa 75 cm, non farete altro che allagare il carro e perdere le vostre provviste, ok? È possibile calafatare il carro per farlo galleggiare oppure la cosa migliore è pagare me e usare il mio traghetto, ok? Quanti soldi vuoi? Datevi un'occhiata intorno prima di decidere se volete che vi ripeta le opzioni a vostra disposizione, chiedete pure. Ok.
Allora, direi. Allora, calaffatare era quella roba di, che dicevano da fare con le pelli, che però io non ho. Ma io come faccio a sapere quanto è alto il fiume? Parla. Forse loro lo sanno. La gente si accalca vicino al fiume in attesa del traghetto o di attraversarlo per conto proprio. Albert, cosa ci dice? Io sono Albert, io e la mia famiglia siamo ambiziosi di iniziare il nostro viaggio per l'Oregon. Abbiamo venduto tutto ciò che avevamo per rifornire il nostro carro, ne varrà la pena. Questo è certo, dicono tutti che l'Oregon sia una terra di abbondanza e prosperità. Prima però dobbiamo decidere come attraversare il Kansas River. Amy, era quella che diceva, no, era Ava forse. Non possiamo permetterci di prendere un traghetto, useremo il nostro carro come barca. Lo capovolgeremo, ne imbellizzeremo il fondo e i lati con la pece e lo faremo galleggiare per trasportare le nostre provviste, oh signore. Dobbiamo far nuotare gli animali, spero che non piova, il fiume è già alto abbastanza. Zia Rebecca Sims. Con la folla di gente che aspetta di salire sul traghetto potremmo rimanere bloccati qui per giorni. Spero che ci sia abbastanza erba per far pascolare tutti quegli animali. Poche persone si portano dietro il foraggio. Tuttavia preferirei aspettare piuttosto che attraversare il fiume con un carro traballante. Oh, santo Dio. Il traghettatore. A proposito di lui, il mio nome è Joseph Pappan. E questo è il traghetto di Pappan. Lo gestisco. Io gestisco gli affari insieme ai miei tre fratelli, Akan, Louise e Uberi. Siamo canadesi, ci siamo trasferiti qui insieme al nostro padre, abbiamo stabilito il traghetto nel 43, da loro ci occupiamo di aiutare la gente a attraversare il Kansas River. Io e mia moglie Josette siamo sposati da qualche anno, lei conosce bene questa regione, sua madre era una Kaw. Josette e sua sorella hanno diritto di proprietà su un terreno sulla riva nord del Kansas River. È parte del trattato stabilito con il loro popolo nel 25. Ah, queste probabilmente sono le notizie che dicevano all'inizio, che le avevano aggiunte per parlare, insomma, dei nativi della zona. A proposito del ponte, fortunatamente per i miei fratelli non ci sono ponti che attraversano il Kansas River. La gente del posto parla di costruirne uno da anni. Per il momento però è il modo più sicuro per attraversare il fiume è usare il mio traghetto. Ma quanto costa? Attraversare il fiume. Guardare un fiume significa trainare il carro in una parte poco profonda con le ruote ancora attaccate. Conviene solo quando il livello dell'acqua non supera l'altezza del carro. E ho capito, ma io come faccio a capire? Va bene, ho capito che tu consigli di usare il traghetto. Parla con qualcun altro. Indietro. Riposa. Attraversa. Io non so. Ah! Profondità 2,2 piedi. Quindi. Madonna, com'è difficile. Attraversamento del fiume. Informazione. Corrente. Indica. La corrente indicata secondo la velocità, per esempio assente, lenta, moderata, ok, lenta. Profondità dell'acqua misurata in piedi. Probabilità di riuscita non si sa. A guardare il fiume non mi fido perché il traghetto quanto costa? Allora, sono 5 dollari a testa per ogni bue. Inoltre ci sarà un po' da aspettare. Al momento il tempo di attesa è di 3 giorni. Contratta, ripensaci, ripensaci. E questo, il calafataggio qua, probabilità di riuscita 26%. E non abbiamo pelli. Ripensaci. Uso il traghetto, aspetto 3 giorni. Al momento il tempo di attesa. Contrattiamo. Contrattiamo. Quella persona giusta per negoziare per il prezzo migliore. Oh, accidenti, non mi ricordo. Non mi ricordo le loro caratteristiche. Forse. Lui,
Duccio, il banchiere. Mi piacerebbe aiutarti, ma ho un'attività da portare avanti. Avete visto quanti carri ci sono in fila anche a questo prezzo? Il traghettatore rifiuta di abbassare il prezzo. Ok. Purtroppo non potevo guardare le caratteristiche. Non mi ricordo se qualcuno aveva qualche caratteristica buona per paga. Dopo aver pagato, il gruppo attende il proprio turno per salire sul traghetto. Ok. Guarda che bello. Ma non dobbiamo aspettare 3 giorni in realtà. Guarda che bello. Pensavo di dover stare lì 3 giorni che mi morissero i buoi, invece no. Il gruppo sbarca dal traghetto dopo una piacevole traversata. Perfetto. Avanti. Ah! Che bello. Ah, siamo arrivati. Molto bene. Niente. Allora, direi che ci possiamo fermare qui. Mi piace molto questo gioco. Molto carino. E spero che, insomma, di avervi fatto o scoprire un qualcosa che non conoscevate o rivivere un gioco che magari avevate provato anni fa in un'altra versione. Io vi ringrazio molto per avermi seguita e ci vediamo presto. Ciao a tutti.